Eccomi qui. Mi sentite? No, Luca, non ero sparito, eravamo in pausa, ero al telefono. Ho fatto anche la plin plin, quindi insomma, ero un attimino di là. Mi sentite? Ci siete, ci siete, ci siete? Oh, perfetto. Allora, prima di riprendere, c'era qualcuno che mi ha chiesto delle PNL, giusto? Anzi, del PNL, non so perché. Chi era che mi aveva chiesto? Giuseppe? Giovanni? Vabbè. Qualcuno mi aveva chiesto diciamo, del PNL. PNL è l'acronimo di Programmazione Neurolinguistica e immagino che comunque la tua richiesta era, diciamo, legata al modo in cui effettivamente poi bisogna ragionare affinché i nostri annunci vengano comunque percepiti, gestiti, generati intorno al target per ottenere risultati migliori. Giusto? Era questa la domanda? Però non mi ricordo chi è che me l'aveva fatta, Giovanni, forse? Non tu. Chi era che mi ha chiesto delle PNL? Che se la cerco in chat non la recupero più. Ah, è andato via. Vabbè, comunque la risposta era semplicemente che ovviamente il modo in cui dobbiamo tenere in considerazione tutti i dettami, insomma, di queste. Insomma, degli studi dietro la programmazione neurolinguistica, ovviamente influenzano in parte il modo in cui Google sviluppa i suoi strumenti. Dal nostro punto di vista, immaginando che quella fosse la domanda, spetta a noi ovviamente costruire dei testi, lo abbiamo detto la volta scorsa, e oppure diciamo dei prodotti a livello visivo adeguati affinché il messaggio generi di ritorno una reazione da parte dell'utente. Ma è quanto abbiamo detto prima. È chiaro che se, avendo a disposizione, nel caso degli annunci di Google, solo delle brevi porzioni, delle piccole porzioni di testo, quello che dobbiamo fare è ottimizzare il nostro testo, le nostre headline, che sono, diciamo, i risultati nei motori di ricerca con le parole chiave in evidenza, scusatemi, non le parole chiave in evidenza, le frasi in evidenza, il riassunto del link e così via. Spetta a noi, ovviamente, ottimizzare il tutto e far sì che il nostro annuncio vada a buon fine, al meglio. Google ci aiuta, AdWords ci aiuta in questo senso, perché comunque sia a livello di supporto attraverso quel sito che vi ho passato, sia all'interno della configurazione delle campagne, comunque Google vi riempie di consigli. Quando farete i vostri test con un account, per esempio, fake lato Google, senza quindi fatturazione annessa, vi renderete facilmente conto di quanti consigli Google AdWords ci dia strada facendo. Ok? Quindi comunque siamo sostenuti e supportati dalla piattaforma in questo senso, però è chiaro, comunque chi ci mette dentro il lavoro siamo noi, per cui spetta a noi comunque prepararci adeguatamente su tutti i fronti quando andiamo a creare la nostra campagna. Allora, qualche domanda sulla prima parte? Nel frattempo, visto che vi ho parlato del remarketing, volevo mostrarvi due link. Questo è il primo ed è in pratica la risposta ufficiale in pratica del forum legato al remarketing, del forum di Google AdWords, il supporto di Google AdWords per quanto riguarda il remarketing. E ovviamente, diciamo, seguendo i vari capitoli dell'istruzione si ottengono tutta una serie di risultati. Sì, Danilo, vai. Aspetta che prima, scusami un secondo, vi volevo passare, visto che stavo parlando del remarketing, due link vi ho detto. Il primo è quello che vi ho mostrato, il secondo è questa, è una guida che diciamo non è di Google questa direttamente, ma che effettivamente mi sembrava fosse abbastanza diciamo chiara per capire il modo in cui, è in inglese fra l'altro, per capire il modo in cui si muove il remarketing. Per chi magari non è avvezzo all'inglese non piacerà molto, però mi piaceva comunque il modo in cui era gestita all'interno della visualizzazione. E potete eventualmente seguire anche le immagini per capire come muoversi all'interno dello sviluppo del remarketing. Allora, Danilo, scrivi la tua domanda, nel frattempo rispondo a Massimiliano. Ho visto che c'è una funzione che permette di ricevere dei banner prelevando immagini dal proprio sito. Sì, e adesso infatti proprio su quel il link che vi dicevo che ho da parte riguarda proprio quello. Stiamo proprio per parlare, vi farò vedere questa funzionalità. Stiamo proprio per parlare di quello, Massimiliano. Vediamo la domanda di Danilo. È possibile svolgere attività di multilevel marketing con Google AdWords? Sì, secondo me sì, nel senso che comunque se tu per esempio utilizzi il tuo account come gestore, alla fine come gestore principale,
con le dovute attenzioni per tutte, insomma, le motivazioni che puoi immaginare, però secondo me comunque puoi eventualmente costruirti un sistema, diciamo, insomma, di affiliazione abbastanza particolare. Se per quello riguarda AdWords, tu intendi ovviamente anche arrivare al multilevel marketing puro, inclusi anche sistemi piramidali, tieni conto che, a parte che il sistema piramidale non è più consentito, però diciamo in generale ovviamente tieni conto che non è che la piattaforma ti permette di mettere su un tuo sistema di e-commerce all'interno. Qualcuno lo sviluppa giocando sugli strumenti che ci mette a disposizione Google, però tieni conto che attraverso il tuo account che fa da riferimento ci si può comunque giocare. In questo senso mi sembra, fammi un attimino controllare al volo perché questo non era un link che avevo preparato, però mi sembra di averlo trovato sulla guida una volta. Faccio una ricerca al volo. Multilevel marketing AdWords, eccolo qua. Questo è in inglese. Aspetta che metto i risultati in italiano. Facciamo l'ultimo mese. Ci sono un po' di risultati. Allora, guarda, fai così: ti do la chiave di ricerca. Usala proprio su Google, che è la chiave più, insomma, diciamo, centrata rispetto a quello che hai chiesto. E ci sono comunque tutta una serie di pagine di riferimenti. Mi ricordavo di averla vista perché forse la volta scorsa o in altri contesti era saltata fuori una richiesta simile, quindi probabilmente dipendeva da quella. Ok? Qualche altra domanda? Allora, figurati. Parliamo a questo punto di banner. Ah, ti ringrazio, ma in realtà ho solo dato una chiave di ricerca, quindi esaustivo non tanto. Diciamo che ho passato la chiave di ricerca, dai. Allora, spero che ti sia utile. Date un'occhiata a questo link. Il link che vi ho passato, sempre col copia e incolla, è la pagina di esempio che Google AdWords ci offre per spiegarci quali sono i formati di banner da considerare. Quelli che vedete sono in effetti i banner che nella maggior parte dei casi vengono esplicitati da tutte le piattaforme che offrono spazi per inserzioni e sono i classici formati, che si conoscono un po' da sempre. Ci sono ovviamente dei formati che vengono, come posso dire, preferiti rispetto ad altri per tutta una serie di motivazioni, sapendo che ovviamente in funzione del posizionamento del tipo di banner, a seconda del circuito che scegliamo, possono esserci delle varianti di prezzo. Nella stessa pagina, anche varianti di prezzo, tenete conto ovviamente perché? Perché chiaramente i formati migliori sono quelli più ambiti e su quelli si scatena la battaglia più grande. Nella stessa pagina, in alto, vi faccio notare che avete due link, annunci video e annunci mobile. Cioè, in questa pagina, Google ci spiega quali sono i formati da utilizzare affinché il nostro video praticamente venga poi il nostro video, scusa, sì, giusto, il nostro video venga poi ad essere effettivamente la nostra promozione venga poi ad essere sfruttata. Quindi per quanto riguarda gli annunci video, Google vi mette a disposizione, AdWords vi mette a disposizione questi formati, annunci mobile idem con patate, vi dà comunque una serie di input da sfruttare per cercare comunque di ottimizzare al meglio la vostra campagna, il vostro investimento online. Per i banner però, e andando a pescare all'interno di questo blog, vi faccio vedere prima il blog e poi il link di riferimento, ho trovato questa notizia che ho pensato di passarvi, legata praticamente ai nuovi formati banner. Eccola qui, quindi fate il copia e incolla della seconda notizia. Che cosa c'è all'interno di quella notizia? In pratica ci viene spiegato da un lato il modo in cui sono stati ampliati i formati banner, che in effetti sono comunque banner, ovviamente annunci illustrati, sono comunque dei formati alternativi che possono far gola, possono far comodo ed è naturale che ovviamente arrivino perché evolvendosi il web, evolvendosi i device, arrivano comunque anche altri formati. Soprattutto però, in basso all'interno di questo link che vi ho passato, trovate un secondo link che si chiama Generatore Automatico di Annunci Display, cioè la stessa azienda che si occupa di AdWords, questa è un'azienda che vende anche dei video corsi comunque proprio legati ad AdWords, e questa azienda si riferisce proprio al caso, ecco qui il link, casomai lo siete perso,
si riferisce proprio al caso che stava citando poco fa Massimiliano. In pratica vi mostra come, facendo riferimento ad un annuncio testuale che avete creato, potete generare una serie di banner le cui immagini questa volta, con il generatore automatico, non saranno prese dai format di riferimento di Google, ma saranno tratte direttamente dal vostro link. Quindi, in pratica, come spiega benissimo nell'articolo l'autore, o gli autori non so chi sono, creo l'annuncio testuale, ci allego all'interno il mio banner, spiegando col gestore automatico di banner a Google AdWords che deve andarsi a prendere le immagini di riferimento proprio dal mio sito. E chiaramente ci saranno proposte poi una serie di format all'interno dei quali scegliere il nostro formato ideale. Ok? E qui c'è anche la stessa notizia. Ah sì, ok, quella che vi ho appena passato, sì. Poi, allora, i canali ve li ho passati. Funzione di remarketing anche. Vediamo che cos'altro vi posso passare. Diciamo che ovviamente tenendo in considerazione il fatto che ovviamente lanciando una campagna dall'altra parte ci devono essere comunque tutta una serie di costrutti ottimizzati per la situazione, la famosa landing page di cui parlavamo prima, ma anche eventuali altri canali. Non dimentichiamo che il nostro compito è andare a costruire anche delle landing page efficaci. Qui usciamo un po' forse dal seminato di AdWords, però tutto sommato è di quello che stiamo parlando. E visto che abbiamo parlato di banner, perché da lì siamo partiti, in effetti dobbiamo ricordarci che dobbiamo prevedere in qualche modo, all'interno della nostra campagna, di coordinare ciascuna nostra iniziativa. Lo abbiamo spiegato anche l'altra volta, ma lo riprendo volentieri in questa sede. Che significa? Che quando lancio una campagna, mi porto dietro, soprattutto se sto utilizzando dei banner o dei video. Sì, Massimiliano, te lo spiego volentieri. Allora, partiamo un attimino, così facciamo un discorso più organico. Le landing page sono le cosiddette pagine di atterraggio, che in effetti rappresentano un po' la casa ideale, lo spazio ideale all'interno del quale promuovere il tuo servizio. L'esempio classico è il seguente. Premesso che io creo una campagna su Google AdWords, o per avere in generale visibilità sul web, per esempio, molti clienti lasciano delle campagne continuative, facendo in modo che nel corso del tempo gli annunci sponsorizzati diano costantemente visibilità a quel brand, proprio tutto l'anno a livello continuativo, fanno un investimento così che quando un utente va a digitare un insieme di parole chiave o una certa parola chiave, spesso e volentieri tra i primi risultati in alto, che sono quelli in giallino che vedete quando andate su Google, ci sia sempre questa azienda, cioè l'azienda che sta facendo l'investimento. Un altro approccio però può essere quello di essere in procinto di lanciare un nuovo prodotto, una nuova iniziativa, pure un nuovo sito. Ma immaginiamo per esempio un nuovo prodotto che è il classico. Se devo lanciare un nuovo prodotto, è l'esempio più semplice in questi casi, andare a collegare una campagna all'intero sito di cui dispongo può essere dispersivo. Il caso che abbiamo citato tante volte riguarda, immaginatevi, il classico sito che vende tanti prodotti, 50, 60, 100 prodotti, che ha costruito un suo sito dove c'è l'e-commerce, dove ci sono tante informazioni, dove le informazioni sono veramente così tante che alla fine, se attivo la mia campagna e spingo l'utente cliccando a finire sul mio sito principale, perderò per lo più tempo. Perché? Perché si troverà in una pagina dove magari l'utente è stordito da tante informazioni. Ha cliccato un annuncio su un nuovo prodotto che fa bene, che ne so, al palo alla gola, ok? Finisce su quel sito dove ci sono prodotti per la gola, prodotti per le orecchie, prodotti per il viso, per l'igiene intima, per l'igiene corporale, per lo sport, eccetera, eccetera. E diventa dispersivo. E allora spesso cosa si fa? Ci si inventa delle cosiddette landing page. Sono delle sorte di mini siti, li possiamo anche definire così, nelle forme più evolute, dove il messaggio e il prodotto
sono assolutamente l'oggetto intorno al quale ci si concentra per comunicare un certo tipo di messaggio. Se devo vendere quel prodotto che fa bene per la gola, nella landing page io non parlerò degli altri prodotti, metterò in mostra tutte le informazioni necessarie, cercando ovviamente di essere snello e minimalista, cioè senza perdermi troppo in chiacchiere, centrando lo stile della mia landing page all'interno della pagina. L'autore, scusatemi, l'utente che si troverà il messaggio su Google e clicca su Fa bene alla gola, per esempio, avrà continuità nel finire nella landing page. Queste landing page spesso addirittura possono essere interne al sito, su pagine anche in normalissimo HTML, magari ottimizzato in versione responsive. Un altro vantaggio in più perché magari l'intero sito non è ottimizzato, invece la landing page me la ottimizzo in versione responsive, cioè che vada bene anche sul mobile, ed ecco che scatta la possibilità di utilizzare le campagne su device come tablet e mobile, le campagne AdWords. E metto in pratica, in condizioni, il mio cliente di partire da un annuncio di qualunque genere e trovarsi ad avere la risposta diretta, senza possibilità di sbagliare, che ovviamente, diciamo, sarà una risposta alle sue necessità. Se ha cliccato, evidentemente un suo interesse ce l'aveva a finire dentro quella pagina. Ok? Secondo caso, quello che stesso sta chiedendo Massimo Giovenzana. Questa landing page non è detto che sia un mini sito o una monopagina. Alle volte è anche la semplice pagina del prodotto. E non è che non è consigliato, Massimo, assolutamente può andar bene. Solo sai cosa di solito qual è la discriminante secondo me? Cercare di capire se la pagina del prodotto è realmente centrata sul prodotto, se dice tutto o se non è troppo dispersiva. Perché molti siti di e-commerce, fateci caso, cito l'e-commerce che è l'esempio più pratico, magari la scheda del prodotto va bene, però per avere le informazioni devo cominciare a cliccare. Clicca qui, clicca lì. La grafica, per esempio, del prodotto è gialla, dico tanto per dire, immaginatevi la confezione gialla, però il resto del sito ha i colori diversi, perché il brand ha dei colori universali differenti. Capita, ci sono molti brand che gestendo tanti prodotti non è che possono avere tutti i prodotti per forza di un solo colore, per esempio. Oppure quei siti dove magari la scheda del prodotto è chiara, ma la struttura del sito è talmente sballata, confusionaria, troppo ricca di informazioni, che in effetti si corre il rischio di allontanare l'utente, soprattutto in certi contesti, come posso dire, dal flusso di navigazione che lo aveva portato in quella pagina. È la stessa logica che si segue anche quando si lanciano le campagne DEM, è identica la logica, è sempre quella. Come stavo dicendo prima, infatti, noi in teoria, perché io a me piacciono molto di più le landing page, seguitemi nel ragionamento, visto che anche Fabio giustamente parlava di conversione. Se io utilizzo una serie di banner con una grafica accattivante legata al prodotto, dopodiché spingo l'utente su una scheda prodotto che si trova all'interno del sito del mio cliente. All'interno di quel sito, però, cambiano tutti i colori che ci sono intorno, ci sono tanti banner, messaggi promozionali, eccetera. E l'unico elemento graficamente coordinato al banner che l'utente ha cliccato è proprio la foto del prodotto stessa. In quel contesto c'è anche uno svantaggio in più, e cioè, è vero che AdWords filtra ogni singola informazione e vi dice esattamente quanti hanno cliccato e così via, però poi magari di ritorno, quando andrò a filtrare i dati del sito, magari mi uscirà spontaneo andarmi a chiedere quanta di quell'utenza è rimasta sul sito o è diventata utente fedele del sito in funzione di quella campagna. Perché sul momento magari lo sappiamo, ma immaginatevi un sito di grosse dimensioni o anche di medie dimensioni che ha attive tante campagne su Facebook, su Google AdWords, eccetera. Chiaramente questi strumenti ci spiegano tutto nel dettaglio, che sia chiaro questo, cioè ci spiegano il percorso che fa l'utente. Però poi io mi chiedo, a livello di fedeltà, nel corso del tempo, del mese successivo, dei 2 mesi successivi, quali possono essere stati i contraccolpi di quella mia iniziativa all'interno del sito? E alle volte, quando il sito non è gestito al meglio, filtrare queste informazioni può diventare difficile. Mi ci sono trovato un paio di volte in questo caso e confesso che comunque abbiamo avuto difficoltà a interpretare quei dati. L'ennesimo caso che spesso mi spinge a consigliare la landing page è quello che ho citato poco fa, e cioè scusatemi, il cliente vuole una campagna che vada anche su mobile e tablet, però ha un sito non responsive, cioè non è uno di quei siti moderni che si adatta a tutti i device, però vuole comunque quella campagna.
allora il cliente clicca, risponde all'annuncio sul suo device e finisce su un sito che fa schifo a livello estetico su device, perché non è responsive, non si riadatta. E che cosa succede? Si allontana dal mio sito. Quindi ho perso tempo e denaro, perché il click mi è costato. Ok? Di solito, come ho detto, dipende da, diciamo, considerazioni come quella che vi ho passato. Oppure anche, vi posso citare, ne abbiamo tante volte parlato, il sito di un cliente è brutto a vedersi, proprio fa schifo, magari anche responsive, ma è brutto a vedersi. E invece stiamo promuovendo con una campagna di Warsaw un prodotto bomba, bello a vedersi, che aveva dei designer dietro, che avevano creato il packaging di un certo genere e così via. In quel contesto, cosa faccio? Preferisco creare una landing page all'interno della quale monitorare, diciamo, in misura diversa, le conversioni, il flusso degli utenti, eventualmente la permanenza all'interno del sito, perché se mi accorgo che un utente sta un po' più della media, sta magari quei 2,2 minuti, 2 minuti e mezzo sul sito, evidentemente è contento di ciò che vede, magari si guarda il video, si legge le informazioni e così via, e mi posso giocare una partita fatta di comunicazione visiva, dove avrò una libertà di movimento maggiore nella landing page, perché sarò io a costruirla per il cliente. Ok? Se nel caso la conversione fosse una richiesta di preventivo, beh, in quel caso la cosa che andresti a monitorare, Massimiliano, sarebbero, numero uno, gli accessi alla pagina. E già quello ti dà l'idea se la campagna di Words funziona. Il secondo parametro, secondario, adesso spiego perché, il numero di compilazioni del form, quindi di richieste di preventivo. Perché è secondario, anche se è importante per il cliente? Perché se io sto vendendo solo la campagna, io evidentemente, se riesco a portargli visite a quella pagina, evidentemente la mia campagna funziona. Se poi non compilano il form, è perché evidentemente nella pagina c'è qualcosa che non va, c'è qualche cosina all'interno del form che andrebbe quantomeno rivista. E lì ovviamente si apre un mondo perché ci sono tante cose da dire. Ok? Quindi dipende materialmente da qual è il nostro ruolo all'interno di quella transazione, cioè dov'è che siamo, dov'è che interveniamo noi. Ok? E anche il caso che hai fatto, Massimiliano, mi fa pensare, mi lascia pensare che effettivamente tu ti sia trovato o ti stai trovando o ti troverai in un qualcosa di simile. Perché effettivamente è una richiesta molto precisa e l'abbiamo affrontata un paio di volte perché alcune scuole di formazione ci avevano richiesto delle campagne dove in pratica l'utente spinto in quella pagina doveva compilare un form non per una richiesta di preventivo, ma per essere eventualmente partecipe del corso. E in quel caso mi sono ritrovato proprio in ciò che vi ho appena descritto, cioè il form che aveva previsto la scuola era un form dove c'erano 2 milioni e mezzo di voci, cioè invecchiavate mentre compilavate il form. All'inizio scrivevate ciò 22 anni, alla fine del form ne avevate probabilmente 23 o 24, a seconda dei casi. Ed era ovvio che dalle prime pagine, comunque risultava che la prima pagina c'erano due o tre domande, venivano compilate. Dalla terza, quarta in poi, ti saluto. Poi ovviamente si fa una media, cioè si cerca ovviamente anche di capire, per esempio, cioè, ecco, non dobbiamo immaginare che la campagna funzioni e quindi automaticamente gli utenti compileranno il form. Magari non serve dirlo, ma lo dico lo stesso. È chiaro che c'è comunque un tasso di dispersione che va considerato. Però se ovviamente a fronte di 1.000 visite ho solo tre form compilati, comincio un attimo a farmi qualche domanda. E i dati che cito erano quelli che ci sono capitati, eh. 1.000 visite, in realtà erano 960, 70, diciamo 1.000 visite, e solo tre o quattro form compilati, sotto alla decina comunque. L'ideale probabilmente è chiedere solo nomi miei. Beh no, Elena, questo no, sai cos'è? Che effettivamente, ah, ti dici per fare eventualmente database. Beh, in realtà ti dico, dipende perché nell'esempio di Massimiliano tu stai chiedendo un preventivo, quindi siamo in ambito B2B probabilmente, quindi abbiamo necessità particolari. Però comunque dobbiamo ricordarci che il form deve essere chiaro e istantaneo, a meno che, caso per esempio diverso, ho un altro cliente, un'altra cliente in realtà, che lavora molto con i form e che lei crea dei form lunghissimi, credetemi la gente li compila tutti. Ma perché? Perché lei lavora in un ambito dove la gente è realmente interessata a quel contesto e perde volentieri tempo. Io non credevo, all'inizio ero scettico, ma poi ho cominciato a vedere che tipo di conversione c'era e non vi dico che uno su tre andava a compilare il form, ma quasi, che non è male comunque. Ogni tre utenti captati uno compilava il form. In realtà eravamo 0,77, 0,87, una cosa del genere come percentuale.
Massimiliano, le landing page in generale sono connesse a tutte le campagne di marketing online. Può essere una campagna di AdWords, una campagna Facebook ADS, un investimento in un circuito promozionale, ma laddove c'è una campagna di qualunque genere, spesso c'è una landing page che può essere esterna, interna al sito, addirittura un dominio di terzo livello, una scheda prodotto. Diciamo che teniamo presente tutte le considerazioni fatte. Ok, ciao Danilo, a presto. Landing page, Massimiliano, vuol dire pagina di atterraggio. Ah, scusami, è già 2 volte che sbaglio, avevo letto, è già 2 volte che lo sento, scusami, no, avevo letto male io il tuo messaggio, pensavo che ti sfuggisse il termine, perdonami. Ok? Poi ovviamente, ecco, se volete un esempio sulle landing page, come consiglio, quello che vi posso dare è il solito canale, vi faccio vedere uno dei canali dove ci sono i template già pronti all'uso. Glorioso Team Forest, che ormai ve l'ho nominato tante di quelle volte che penso che là in vado mi dovrebbe dare una percentuale sulle vendite. Questo è il canale all'interno del quale trovate template di tanti tipi diversi per i vari CMS in HTML, in PHP, responsive, non responsive, eccetera, eccetera. Se andate a cercare landing page all'interno praticamente del motore di ricerca, vi salteranno fuori tutta una serie di strumenti e come vedete di lato avete addirittura come filtro la categoria marketing, quindi se andiamo al suo interno e andiamo per esempio per data, per acquisti, per prezzo, eccetera, qui dentro si trovano spesso delle belle pagine di prodotto. Troverete anche molta pacottiglia, ve lo dico, però se cercate bene e filtrate di volta in volta le vostre chiavi di ricerca, potreste comunque trovare degli ottimi riferimenti. Io ci ho trovato per esempio un paio di landing page, una per evento e uno per un prodotto che era una bottiglia di vino che dovevamo promuovere. Ho trovato qui il template e in tempo 2 giorni praticamente avevamo messo su un'ottima comunque campagna con una landing page già bella che è pronta. Ti capisco, Massimiliano. Tra l'altro, permettetemi di, per questo lo dico per chi magari tra voi non conosce il network Envato ogni mese mette a disposizione una serie di file gratuiti per ogni singolo canale. E proprio ieri ho scritto l'articolo, anzi stamattina, sulle ultime uscite. Se avete voglia di dare un'occhiata sui file che propone Envato questo mese, ecco il link. Io ogni mese descrivo un po' i file che ci mettono a disposizione. Da lì avete i link di riferimento diretti su ogni canale per i file gratuiti del mese, che vi ricordo possono essere utilizzati solo una volta, ok? Cioè per singolo cliente. Allora, a questo punto diciamo che comunque avrei più o meno comunque finito la mia esposizione di questa sera. Ho voluto comunque in questa piccola panoramica, in realtà ho voluto completare quelli che erano gli aspetti che avevamo tralasciato la volta scorsa, soprattutto legati all'esposizione di banner e a qualche logica in più. Se avete qualche domanda, ovviamente nei limiti di quello che so dell'argomento cerco di rispondervi. Non ti disperare, Massimiliano. Ti ripeto, purtroppo la lezione era preparata per questo mio collega, solo che causa di forza maggiore, lui non c'è e io non sono esperto di Google AdWords, le so utilizzare per le campagne, ma domande come quella del call center o domande molto più dettagliate sul potenziamento delle campagne e quant'altro, ci sono alcune cose da dire, dovremmo aspettare che sia disponibile lui per un nuovo appuntamento. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Vuole dire qualcosa? Vuole fare qualche domanda? Nessuno? Beh, mentre aspetto le vostre domande, vi ricordo, se ne avete voglia, mi farebbe piacere ricevere un commento su questo o altri webinar all'interno di questa pagina. Per me è molto importante, affinché il progetto dei webinar gratuiti vada avanti, ricevere i vostri feedback di volta in volta. Quindi, se ne avete voglia, vi invito a collegarvi a quella pagina e lasciare il vostro commento. E prima di chiudere, il prossimo incontro legato a questo capitolo, che ci sia il mio collega o meno, inizia. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Poco? Forse perché ho caricato le pagine. Strano. Mi sentite? Grazie Giovanni. Ora mi sentite un po' meglio? Ok. Allora, dicevo, il prossimo appuntamento, prima della chiusura estiva,
che ci sia o meno il mio collega, la Star, di cui vi avevo parlato, e vorrei anche fare una panoramica su Google Analytics, visto che originariamente questo corso doveva riguardare sia Google AdWords che Google Analytics. Google Analytics è anch'esso un prodotto molto interessante, che può essere, diciamo, sfruttato in maniera basilare, cioè superficiale, oppure in maniera un po' più avanzata. E ci sono comunque delle annotazioni importanti da fare per capire come e perché si utilizzi quello strumento. Vi posso garantire che, nonostante sia scontato associare all'analisi dei dati Google Analytics, molti gestori di sito, soprattutto quelli che fanno da sé, in particolare mi riferisco ai clienti, spesso preferiscono dotarsi di strumenti diversi, statistiche in PHP, plugin di altro genere sui vari CMS e così via. Questo semplicemente perché non hanno ben realizzato il potenziale reale di Google Analytics, che a dispetto di altri strumenti ci fornisce dei dati sensibili molto più attendibili. Io lo so che magari mettere uno strumento di statistica che non conteggia le visite singole, ma le visite in generale è più figo. Perché chiaramente se vado su un sito 100 volte equivalgo in quel caso a 100 visite. In realtà poi vado su Google AdWords, scusatemi, su Google Analytics e scopro che c'è solo una visita. Lo so che quindi è più figo un altro sistema, però a noi ovviamente non interessano gli strumenti poco attendibili o che magari sono attendibili ma che non considerano un adeguato filtro. E su Google Analytics poi ci sono anche da dare delle informazioni aggiuntive legate anche al modo in cui gestisce i dati, perché non è comunque la perfezione assoluta, come è normale che sia, e i dati che ci restituisce vanno analizzati. Quindi nel prossimo appuntamento legato a Google AdWords, che vi anticiperò poi ovviamente tra due o tre settimane, insomma verso fine mese, quindi fisserò la data o a fine mese o ai primi di luglio, a seconda della disponibilità di quel mio collega, comunque ne parleremo, e vi consiglio di seguirlo proprio perché Google AdWords e Analytics insieme ci offrono l'ideale specchietto, l'ideale serie di strumenti per gestire al meglio le nostre iniziative, anche nel caso in cui si tratti di una campagna molto molto semplice. Non dimenticate inoltre che anche, vi faccio vedere questo strumento, l'avevo fatto vedere l'altra volta, ma ve lo passo volentieri anche oggi, datemi un attimo che lo vado a pescare. Dentro Google, comunque, per AdWords, esistono anche degli strumenti, un attimo che vado a pescarlo, vediamo se questo, un secondo solo, degli strumenti che ci offrono comunque la possibilità di costruire, di generare, di fare un'analisi dei link, eccolo qui, dei link per keyword. Mi spiego meglio. Devo creare la mia campagna e voglio effettivamente costruire, anzi rendermi conto del numero di ricerche che vengono effettuate intorno a una determinata parola chiave. Allora, aspettate che la vado a ricercare, che non era quello. Dovrebbe essere questo. Vediamo un po'. Eccolo qua, trovato. Solo che se ve lo passo così non si vede nulla. Quindi ve lo passo proprio. Eccolo qua. Guardate un attimino questo link che vi sto passando, poi vi lascio andare. Che cos'è questo strumento? Eccolo qua. Che cos'è questo strumento? In pratica, se, prima di lanciare la mia campagna, come abbiamo visto la volta scorsa, io posso anche cercare di verificare quanti sono i competitor o in generale come posso definirli? Quante sono le ricerche effettuate, il numero di ricerche effettuate intorno, per esempio, ad una keywords oppure ad una frase significativa. Buttiamo una frase lì, per esempio. Scriviamo ad esempio pesce spada. Così. Parola o frase, indichiamo pesce spada. E pigiamo sul pulsante cerca, pulsante che vi faccio notare è ricco anche di filtri che possiamo combinare in modi assai diversi. Una volta effettuata la ricerca, come vedete, in pratica Google ci offre
una valutazione rispetto al grado di concorrenza su questa keyword, cioè quanta concorrenza c'è per accaparrarsi un risultato di ricerca legato a quella keyword, quante sono le ricerche mensili globali e le ricerche mensili locali, che ovviamente sono corrispondenti perché stiamo parlando di un termine italiano molto particolare che è pesce spada. Lavorando all'interno in pratica di questa griglia, Google AdWords ci offre anche delle ulteriori varianti, pesce spada alla griglia, alla siciliana, alla messinese. Ora, tralasciamo il fatto che la concorrenza sia bassa, è solo questo un esempio. Però, come vedete, variano poi il numero di ricerche e mi fanno capire, da un lato, quanto è ricercata quella frase, quella parola chiave, dall'altro, se mi conviene o meno, per esempio, andare a crearmi una campagna su quella keyword. Provate invece, per esempio, a scrivere webinar gratis e a battere invio. In quel contesto, per esempio, scopriamo che la concorrenza è media e che il numero di ricerche è bassissimo. Perché? Perché è un termine chiave piuttosto recente e che ancora gli utenti non associano al concetto di seminario online. Ne volete la prova? Scrivete anziché webinar gratis, seminario online. Beh, oddio, aumentavo di 1000, no, diciamo corso online, forse era questo, mi sembra che era questo il termine chiave piuttosto. Ah, ecco, infatti, no, mi ricordavo male, non era seminario online, ma corso online. Provate a confrontare webinar gratis con corso online. Addirittura webinar gratis dovrebbe avere un termine in più, aggiuntivo, per dargli un'ulteriore spinta, ma è veramente un sedicesimo comunque di corso online. Dove ci sono ovviamente comunque molte più ricerche e soprattutto una concorrenza di livello medio. Poi è chiaro, scendendo nel dettaglio, andando sempre nella scheda a scendere nel dettaglio, ci accorgiamo che su alcune combinazioni di parole chiavi come corso inglese online, corso online inglese, corso inglese online free, corso online, corso inglese online free, eccetera, cambia il tasso di concorrenza e di conseguenza cambiano anche altri parametri. Quindi quel tool che vi ho passato, in realtà lo trovate all'interno di Google AdWords nella sezione strumenti e analisi e vi aiuta a definire quelle che possono essere le indicazioni di massima della vostra iniziativa. È da lì che si comincia a cercare di capire se mi conviene utilizzare una frase o una campagna mirata a una certa combinazione di parole chiave. Ok? Questi tool li potete addirittura incrociare anche con altre risorse. Vi faccio vedere anche un'altra risorsa che abbiamo visto anche quando parlavamo di WordPress, ma in un altro contesto, che probabilmente conoscete già. Google Trends. Vi faccio vedere questo. In realtà hanno già cambiato questo, ma mi serviva un altro tipo di ricerca. Un attimo solo. Vabbè, sì, effettivamente l'hanno un pochettino cambiato perché prima si mostrava in maniera diversa, ma va bene comunque. No, non va bene comunque, lo voglio in un'altra maniera. Scusatemi un attimo, questa non me l'ero preparata, quindi. Ah, ok, no, era il link giusto. Vediamo se è vero. Sì, perfetto. Allora, guardate questo strumento che probabilmente conoscete già. Eccolo qui, Google Trend. Esatto. Perché è importante? Io, per esempio, lo utilizzo quando nel pianificare una campagna, soprattutto se il segmento commerciale è, non dico di nicchia, ristretto, cerco di intuire il modo in cui gli utenti in un periodo analogo risalente all'anno precedente e a quello ancora prima si sono mossi online. È chiaro, ci sono alcuni segmenti commerciali dove ci possiamo aspettare che con l'avvicinarsi dell'estate o dell'inverno o di certe date particolari determinati acquisti aumentino, peggiorino, si diversifichino, eccetera, eccetera, abbiano dei picchi, eccetera. Quindi, se
se gli acquisti si muovono anche il tipo di ricerche ad essi collegati. Ma quando cominciamo a lavorare bene con questo strumento, cominciamo anche a intuire come il profilo target che ci interessa si muove all'interno della rete. Quindi a quel punto, quando mi metto, faccio le mie ricerche, comincio a elaborare questi dati, probabilmente comincio anche a intuire che cosa succederà da qui a un mese. Quindi magari gioco di fino perché sicuramente molti miei competitor faranno lo stesso mio ragionamento, ma tanti altri no. Quindi io magari già così facendo, per quanto il meccanismo possa sembrare banale, rischio di superare addirittura questi miei potenziali competitor. Ragionando in maniera un po' più sottile rispetto a quello che è stato il loro approccio e guadagnando qualche scalino in più, ecco, rispetto, diciamo, ai risultati diciamo, dei motori di ricerca. Perché ovviamente sceglierò delle keyword, delle parole chiave, delle espressioni che intercetteranno i movimenti futuri degli utenti per lo sviluppo delle attività online. E visto che ci siamo, poi vi lascio andare. Vi avevo citato AudiWeb, vi ho detto che comunque sono usciti i dati di ricerca. Tenete conto che ci sono due strumenti che cito anche questi molto molto spesso, me li avete sentiti nominare spesso. AudiWeb in pratica è il punto di riferimento per quanto riguarda i dati statistici in Italia legati alla rete e hanno appena rilasciato i dati di aprile. Di solito li rilasciano a un mese di distanza, quindi tra un mese arriveranno quelli di maggio. E ci dicono quanti sono gli utenti collegati, ci danno delle indicazioni, sesso, località geografica e così via. Io tra gli strumenti che considero non c'è solo AudiWeb, ma considero spesso anche Nielsen Italia, altro strumento che mi avete sentito spesso pronunciare, Nielsen Italia, che però Nielsen Italia si riferisce solitamente ai consumi lato B2B e B2C, quindi ci sono comunque tutta una serie di indicatori che ci aiutano a capire, ecco il link, verso quale direzione ci si sta muovendo. E mi piace molto come sito perché registrandosi alle rispettive newsletter, soprattutto a quella di Nielsen Italia, abbiamo tutta una serie di report che gratuitamente possiamo scaricare dal sito. Poi quando arriva la newsletter, ci arrivano per esempio articoli che ci dicono dove stanno andando i consumi al dettaglio, dove vanno le aziende, gli investimenti delle aziende, le evoluzioni della tecnologia. Ci danno quelle informazioni che servono a costruire nel nostro ideale, cioè nella nostra mente, a costruire quel percorso, anzi, quell'insieme di vettori che generano una spinta verso una certa direzione. Chi più si avvicina alla direzione poi, che sarà quella reale finale, probabilmente avrà una marcia in più rispetto a tutti gli altri competitor. È chiaro, starete pensando, e quanti dati dovrò analizzare? È vero, infatti, chi fa questo lavoro, cioè chi ha costruito un'identità lavorativa intorno a questo tipo di strumenti, spende tantissimo tempo ad analizzare i dati. Ed esistono addirittura dei tool che a pagamento si occupano di analizzare questi dati per noi, o addirittura delle agenzie che fanno solo quello. Però un conto è diventare come quell'entità e magari non ci interessa. Un altro è ignorare completamente l'esistenza di questi canali o di questi strumenti. Cerchiamo la nostra via di mezzo e in una delle tante sfumature di grigio ci posizioneremo per creare il nostro profilo futuro o semplicemente per migliorarlo, per accrescerlo e dotarci di qualche strumento in più. E questo per stasera è tutto. Io spero che la lezione di questa sera, anche se non era quella prevista, sia stata di vostro gradimento e mi auguro soprattutto che sia stata comunque utile in qualche modo, che qualcuno abbia potuto trarre giovamento. Trarre comunque qualche vantaggio, ecco, la mia voce sta andando dalla lezione di questa sera. Mi auguro, vi ringrazio, molto gentili. Mi auguro di vedervi online. Come ho detto prima, vi ricordo la pagina dei commenti, sempre utile comunque avere i vostri commenti all'interno di quella pagina. E alla prossima, a risentirci presto. Buona serata, buona continuazione. E Lorenzo, sì, c'è i nuovi webinar. Ah, fermatevi un attimo. Allora, riguardo i nuovi webinar, ho scritto oggi anche le date. Domani aprirò le iscrizioni, più o meno a metà giornata. Dentro questo link trovate le nuove date degli appuntamenti di giugno, inclusi i due webinar su Plastic Theory, che partirà proprio questa settimana finalmente. Ho già pianificato le due date,
Kenny per Plastic Theory. E Lorenzo, in realtà, guarda, li metto per lo più nella mia fanpage, ma non per qualcosa, perché non voglio fare spam negli altri gruppi. Oggi Giuliano Ambrosio, che sarebbe Julius Design, è stato gentilissimo, mi ha consentito di pubblicare anche il link del contest, però non è giusto. E no, vabbè, però, cioè, stare sempre lì a scrivere webinar gratis, insomma, capisco che magari in mezzo a tanti discorsi, non che mi abbia detto qualcosa a qualcuno, assolutamente. Però insomma non mi piace andare a martellare la rete costantemente. Ogni tanto lo faccio, comunque eventualmente insomma tenete d'occhio il blog e la fanpage, che è questa, ma immagino che la conoscerete già, dove ovviamente do notizie un po' di tutto quello che insomma si organizza, ma ci sono anche la community su Google Plus, eccetera. No, ma ripeto, credimi, nessuno mi ha detto niente in quei gruppi, per carità. Però siccome ho notato in generale che effettivamente giustamente si cerca comunque di essere concentrati su determinati argomenti. Se faccio il webinar su qualcosa che è legato al web design, magari lo pubblico, se no non mi va perché magari non mi interessa. E beh, Massimiliano, questo mese ce ne sono diversi. Se vai a guarda il link che ho appena postato, non quello della fanpage, ma questo. Se vai a vedere, in pratica, legati alla grafica ci sono Packaging Arts, che comunque potrebbe essere interessante, Digital Art con vettoriali, post produzione in Photoshop e basta, vabbè, perché poi Plastic Theory è un'altra cosa. E se invece intendi, ciao Fabio, buona serata anche a te, grazie. E se invece per webinar di grafica intendi proprio grafica di base, tieni conto che domani metterò in palio, ve lo anticipo, ma l'avevo già detto, dei posti gratuiti sul webinar reserved. È un corso su Photoshop, corso base di 6 ore, che di solito si paga, ma come ho fatto per Illustrator metterò in palio dei posti gratuiti. E il giochino, per farvi capire come funzionerà, ve lo faccio vedere. Faccio vedere quello che abbiamo lanciato l'altra volta per Illustrator. 10 di voi hanno vinto in pratica il posto per quel corso da 6 ore, che fra l'altro sono video e materiali che non sono resi pubblici. Ci sono solo all'interno di questi webinar particolari. Eccolo qua. Questo è quello che abbiamo fatto la volta scorsa. La mia voce mi abbandona sul più bello, però voglio dire, alla fine, giusto a tempo. Va bene? Allora, bella gente, io vi auguro una buona serata. Come ho detto prima, mi auguro che sia stato tutto gradito. E nulla, ci rivediamo online. A domani per le prossime novità. Salute a tutti. Ciao ciao.